Molti criminali vivono senza sapere minimamente ciò che li aspetta. Continuano a commettere crimini pensando sia bello, divertente e facile per guadagnare soldi veloci. Beh, oggi vedremo una serie di particolari video che vi mostreranno come commettere crimini non porti mai a niente di bello. E vedremo come alcuni hanno reagito alle loro sentenze. Come sempre, se siete seduti o sdraiati, una mezza via, quindi sedurati, partiamo. In Ohio abbiamo una contea stranissima, quella di Cuyahoga. Perché strana? Beh, ovviamente per il nome, perché sinceramente non l'ho mai sentito da nessuna parte una cosa simile. Comunque, a parte i nomi, parliamo di un prigioniero che ha ricevuto una sentenza proprio lì, cioè Franklin Williams, uno di quei prigionieri che dovrebbero parlare meno e pensare di più. No, sul serio, dovrebbe veramente parlare poco. Infatti la sua boccaccia ha dato fastidio a un giudice che giustamente nel 2018 gli ha fatto tappare la bocca con lo scotch. Inumano, penserete, ma in questo caso non lo è stato poi tanto. Già all'inizio del processo l'uomo non sembrava voler ragionare, magari discutendo civilmente a ogni frase del giudice. No, no, lui parlava sopra e si lamentava come fosse un dibattito tra bambini. Anzi, una lite. Per questo motivo è stato avvertito più volte, ma niente da fare. Here we go. I'm gonna tape it and then I'll unzip it when I want you to talk because the young lady over here came. Nonostante il giudice provasse a concludere, lui glielo impediva. Dopo la terza e quarta volta è stato zittito con lo scotch in bocca, forse anche più di 3 o 4 volte. Esatto, quando ormai tutti erano al limite della sopportazione, si è deciso di optare per questo. Tutto è stato filmato come si deve, l'uomo non aveva molto da dire in realtà, visto che tutto era deciso perché era stato beccato a rubare e rapire. Esatto, pure di rapimento era accusato, peggio di così non poteva finire. Il colpo di grazia è arrivato quando il giudice ha emanato la sentenza di 24 anni di carcere. Comunque sia, l'incidente è andato virale molto presto e il giudice è stato costretto a difendersi perché alcuni non l'hanno ritenuta un'azione giusta. Sfortunatamente però non poteva mandarlo semplicemente via dall'aula, visto che c'erano da concludere alcune frasi prima della sentenza. Se non le avesse completate ci sarebbero stati dei guai burocratici. E Williams ha continuato a parlargli sopra, senza rispetto, per tutto il tempo, fino a quando appunto non è stato zittito con metodi alternativi. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Prima di continuare ricordatevi di iscrivervi per rendermi felice come questo cucciolo di orso è felice di vedere la neve forse per la prima volta. Ci sono tanti modi diversi di reagire alla propria condanna. Spesso è più facile accettare la realtà perché quando commetti un crimine devi capire che le cose non andranno più bene. Una volta fatto il primo furto o la prima bravata si rischia di continuare in una spirale senza fine e comunque si viene segnalati per sempre. Per questo motivo bisogna accettare le conseguenze delle proprie azioni. Però nel mondo ci sono prigionieri che proprio non lo capiscono e reagiscono in un modo alquanto bizzarro, cioè negando completamente ogni genere di crimine commesso fino alla fine e mettendosi pure a piangere per far sembrare tutto più vero. Prendiamo infatti ad esempio Anthony Rodriguez, che ha fatto del male e cose orribili a una giovane donna in California. Nonostante le migliaia di prove, tra cui anche il DNA ritrovato, in corte non ha saputo rimanere su dopo aver sentito dei 30 anni di prigione. Non solo si è messo a piangere, ma anche a urlare e sbraitare, dicendo che era ingiusto e che non aveva fatto niente. Il punto però è che anche la donna a cui ha fatto del male ricordava perfettamente il suo volto. E non soltanto questo, c'era anche il fatto che avesse alle spalle un'intera vita fino ad allora di crimini, tra furti di ogni genere e denunce per aggressioni, quindi insomma non è proprio il più gentile delle persone. Però addirittura arrivare a dire che era innocente su qualunque cosa è una cosa a dir poco assurda. Cioè, fra, ti ha visto l'intero mondo, quindi era meglio se te ne stavi zitto. I peggiori assassini e criminali sono quelli a sangue freddo che alla fine ridono anche, psicopatici con cui sarebbe meglio non avere a che fare. E alcune di queste persone, come quella che andremo a vedere, sono in grado anche di ridere davanti ai parenti e gli amici della vittima in aula senza problemi. Questo ragazzo ha ucciso un suo coetaneo di nome Jordan Klee. Durante la sentenza non soltanto sembrava completamente tranquillo e sciolto, ma ha anche mostrato un sorriso a 32 denti, come a voler prendere in giro i parenti. Addirittura pensava di andarsene presto di prigione dicendo al microfono in aula che sarebbe uscito subito con la buona condotta e che non vedeva l'ora di rivedere la sua famiglia. Ma fortunatamente la famiglia della vittima è riuscita a deluderlo, infatti grazie a una lettera molto commovente recitata in aula il giudice ha preso una decisione che ha fatto piacere a tantissimi, 40 anni di prigione senza possibilità di uscire con la buona condotta. Probabilmente non riderà mai più dopo una cosa simile, più di metà della sua vita la passerà in prigione,
Persone simili sono tra le peggiori, ma fortunatamente a volte alcuni giudici sanno come reagire. Come abbiamo visto prima, alcuni diventano strani e psicopatici ridendo e stando tranquilli, come fossero al bar nonostante i loro crimini. Altri invece diventano psicopatici all'improvviso agendo come malati senza controllo. Questo tizio sembra abbia fatto davvero molte cose cattive, tra furti, aggressioni e omicidio. Anche qua non abbiamo proprio un tipo simpaticissimo, ma almeno in corte erano sicuri di controllarlo e capirne le mosse. Pure così non fu. Già entrato alla porta sembrava qualcosa non andasse. Dopodiché all'improvviso ha cominciato a ringhiare e fare cose ancora più strane. Continuava a tenere i denti in bella mostra, come se fosse un cane pazzo. Quasi tutti cercavano di trattenere le risate, ma all'improvviso, come se niente fosse, aveva cominciato a rispondere alle domande in modo del tutto normale e firmare le carte come una persona appunto normale. Probabilmente gli aveva dato fastidio il fatto che nessuno fosse interessato alla sua performance da cane pazzo, perché cercavano di ignorarlo il più possibile, nonostante, come detto prima, alcuni chiaramente cercavano di trattenere le risate. Ma alla fine è stato condannato all'ergastolo, quindi nemmeno quelle scenette di follia hanno aiutato. Dopodiché però non ha smesso fino a quando non è uscito dall'aula. È triste vedere come moltissimi siano i teenager a commettere omicidi in famiglia. Sfortunatamente il mondo in cui viviamo porta alcune persone a comportarsi nel modo sbagliato a causa di alcuni problemi e decisioni. Jacob Morgan è uno di quei teenager e ha tolto la vita al suo fratellino di soli 14 mesi, appiccando un incendio in casa. Incendio cominciato dando fuoco prima alle coperte del fratellino. Ovviamente la polizia ha condotto molte ricerche per arrivare alla conclusione accusando il giovane Morgan, ma la storia è più complessa del previsto. I genitori, dopo l'arresto, nonostante la tristezza, hanno continuato a dire che Morgan non avrebbe mai potuto fare del male al suo fratellino, perché lo amava più di qualunque altra cosa, e che tutta la situazione forse era a causa della sua malattia mentale. Quanto pare aveva molti problemi e i genitori non erano riusciti a comprenderli tutti. Mesi dopo l'arresto era stato portato in corte per la sentenza e ciò l'ha devastato. Ben 15 anni di prigione. Ha cominciato così a piangere e pregare, ma ovviamente non c'è stato niente da fare. Molti erano divisi sulla situazione con internet che impazzava ai tempi per via di quale lato scegliere. Voi che ne pensate? A quanto pare i 15 anni sono passati e nel 2022 dovrebbe uscire per essere assistito in un istituto invece che in prigione. Una madre sicuramente dovrebbe stare dalla parte dei figli e augurare il meglio quando la situazione non va come si deve. Ma se parliamo di un serio crimine, in quel caso cosa succede? Cosa dovrebbe fare una madre? Parliamo prima di Keandria Cook, la prigioniera accusata a Daytona Beach negli Stati Uniti. Questa ragazza utilizzava un'app per incontri per rubare macchine ai malcapitati, a cui chiedeva di incontrarsi. Il problema, oltre ai furti e alla rivendita illegale dei pezzi, è che l'ultima volta è finita con uno sparo diretto a un altro teenager. È stata arrestata in pochissimi giorni per l'omicidio e infine portata in corte. Il giudice ha annunciato quindi una sentenza durissima per le decine di furti e l'ultimo in particolare che ha lasciato veramente un segno indelebile, 50 anni di prigione. Anche in questo caso più di metà della sua vita in prigione sarebbe uscita praticamente a ridosso della pensione. Anzi, non avrebbe avuto di sicuro una pensione, nemmeno i genitori a sostenerla, visto che la vecchiaia colpisce e colpirà tutti. La madre è stata quella ad avere la reazione più triste, si è messa a piangere e a disperarsi in aula, e la sua voce era così alta da superare tranquillamente quella di chiunque altro, lasciando solo i suoi lamenti. Ovviamente anche Keandria si era messa a piangere, capendo che forse commettere crimini non era proprio la cosa migliore. Con questo concludiamo. Come avete visto, commettere appunto crimini non è una grande idea. Insomma, se volete fare i ribelli pensate bene in che modo, perché potreste rischiare di non rivedere il mondo esterno per anni e anni. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e video sempre diversi.